Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Secondo le intese intercorse, interrompiamo a questo punto l'esame di questo provvedimento, che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9:30. Chiedo ai colleghi di uscire in silenzio perché ci sono diversi interventi sull'ordine dei lavori per fine seduta e dovremmo consentire ai colleghi che vogliono svolgerli di farlo in una circostanza, in una condizione decente. Chiesto intervenire l'onorevole Rotta. Grazie Presidente, perché voglio ricordare Umberto Eco. Ecco, esequie eseguite, eccoci, emiciclo encomiante, erudito, enciclopedico, emerito, eccezionale, educante, empatici, esordienti. Chissà che cosa ne avrebbe pensato di questo epitafio di Eco con la E, uno dei suoi compiti, scrivere una storia con parole che inizino con la stessa lettera. Testimonianza del suo amore per lo studio attraverso la sperimentazione, il gioco. Per noi Umberto Eco rimarrà il professore che è riuscito a farci innamorare dei segni e dei loro significati. Digerimmo l'ostico trattato di semiotica generale a suon di aneddoti su Franco e Ciccio e di barzellette, come test d'ingresso al corso di laurea che sembrava uscito dalla settimana enigmistica, a insegnarci che la ginnastica della mente è un valore prezioso, una precondizione del sapere, dell'affrontare la vita, sui libri e fuori. Tra le domande del quiz di selezione per essere suoi allievi, l'abigeato, per noi trasformatasi in una parola in codice. Siamo quelli dell'abigeato, un furto di pecore diventato distintivo di matricole. Rigoroso, ma mai severo, il professore ci ha insinuato la curiosità per ogni cosa che si muova, perché ogni testo è degno di attenzione, un trattato di filosofia, un incunabolo medievale, un fumetto, un suo ricordo, il meteo alla TV, come capitò a me, come ogni problema per noi oggi.